Bentrovati. Nell'appuntamento di oggi vado ad affrontare l'articolo 16 del DL Aiuti riguardo alle misure a sostegno delle liquidità delle imprese, proprio a seguito anche della recente circolare del Mediocredito, che gestisce appunto il fondo di garanzia, dello scorso mese di agosto. Infatti, a partire dal 30 di agosto, le micro e piccole imprese e medie imprese, ossia fino a 499 dipendenti, possono avvalersi di questa misura che riflette in sostanza l'acuire dei costi di materie prime e costi energetici derivanti anche dal conflitto, in particolare, o meglio, dal conflitto russo-ucraino. Quindi, a seguito di queste, le imprese che hanno sostenuto e che stanno sostenendo maggiori oneri e costi diretti e indiretti possono autocertificare e presentare attraverso il sistema finanziario una domanda per ottenere capitale circolante, cioè quindi liquidità, piuttosto che forme di finanziamento per investire in efficientamento energetico. Finanziamenti che possono durare fino a 96 mesi, quindi 8 anni. Tutto ciò è di interesse per le imprese, stante anche la recentissima appunto l'incremento della Banca Centrale Europea del tasso di riferimento e di conseguenza le strette che potrebbero derivare nel prossimo autunno a carico appunto del sistema delle imprese, in particolare di quelle di ridotta dimensione. Quindi che cosa è previsto? Intanto il massimale con finanziamento è pari a 5 milioni di euro, quindi cifra significativa, importo significativo, e dal lato l'importo massimo ottenibile da parte delle imprese si fa riferimento a quello che sono i bilanci depositati, qualora obbligatorio, al registro delle imprese, quindi si tratta di società di capitali, piuttosto che negli altri casi delle dichiarazioni trasmesse dai redditi all'Agenzia delle Entrate. Quindi si va a prendere come periodo di riferimento le ultime tre dichiarazioni, gli ultimi tre bilanci depositati al registro delle imprese per quelle imprese già esistenti in quel periodo, altrimenti si dovrà fare la media per il periodo più breve. Il massimale ottenibile come garanzia, quindi da parte del Mediocredito centrale, è in relazione ai ricavi dichiarati, piuttosto che, qualora siano maggiori, alle spese per costi energetici. In caso di ricavi si fa riferimento al 15% dei ricavi stessi dichiarati come media nel triennio, appunto ultimo di riferimento, o nel minore, come già detto. Per quanto riguarda invece i costi energetici, si vanno a assumere quelli che sono sostenuti nei 12 mesi antecedenti la domanda e fino al massimo del 50% degli stessi. Questi sono i limiti previsti dalla disposizione richiamata e che fa riferimento appunto al DL Aiuti del maggio scorso, convertito in agosto. A seguito di questa circolare, quindi il sistema creditizio è pienamente operativo e le imprese possono appunto utilizzare anche questa forma per attenuare quelli che sono i rischi che derivano dalla continuità della stessa impresa. C'è da dire anche che il quadro di riferimento è quello del Temporary Framework Crisis e il periodo di validità ad oggi è previsto fino al 31 dicembre 2022. Quindi, come possiamo ben capire, i tempi tecnici non sono molto ampi per poter approdare, quindi beneficiare di queste garanzie. Garanzie che possono riflettersi anche su investimenti e su questo aspetto, devo dire, possono essere di interesse proprio per efficientare quelle situazioni aziendali dove il costo del caro energia è davvero esploso negli ultimi mesi. Quindi potrebbe essere il momento giusto per poter fare un piano di investimenti e valutare anche il sostegno finanziario di queste disposizioni. Per il momento mi fermo qui, salvo ritornarci con ulteriori approfondimenti e anche altre agevolazioni che potrebbero derivarne. E saluto, auguro buon lavoro e al prossimo incontro.